Ciao, ciao a tutti. Ciao dal vostro Jack Leone Max. Ho qui un nuovo sound per salutare Tizio il Coach e si chiama Respiro. Non ho ancora aggiunto la lista, ma avete sentito che roba? È un super respiro, è un respiriano. Ovviamente quello di Star Wars, chiaramente, sì, questo lo si capiva. Il gioco, se volete informazioni, nella scorsa puntata siamo stati in questa zona sovietica, abbiamo iniziato la seconda infiltrazione, la prima è andata male, e abbiamo scoperto che Sokolov non sta più nello stesso posto di prima, ma dobbiamo andare a prenderlo in un laboratorio segretissimo. E dovremmo infiltrarci. Abbiamo iniziato a prendere animali, mangiare buonissimi animali tipo serpenti, ma che buoni, e cobra, coccodrilli. Oh my god! Vampeta! Vampeta 73! Mamma mia, lui! Sento che lui, sento che lui! Oh, pazzesco! Vampeta 73! Mamma mia, grande! Sei un grande Vampeta, sei un grande Vampeta 73. Mi raccomando, grandissimo, grandissimo. Mamma mia, che vera emozione Vampeta, va bene, l'importante è l'emozione data da questo messaggio. Dai, voto 10, voto 10, entrata incredibile, incredibilissima. Va bene, grazie, grazie di tutto, signor Vampeta, grazie di tutto. Grazie della compagnia. Va bene, Tizio e Vampeta, ammetto il mio gemello. Beh, sì, ho capito. Gemelli, appunto. Hai detto che ammetti che è tuo gemello, giustamente. Ci sta benissimo. Guarda qua, un soldato che se mi becca con quel mitra mi fa fuori. Come si uccide un soldato che ti spara dalla distanza, Infatti gli puzza il cu... ho capito, ho capito. Mi fido, mi fido. Non ho intenzione di sapere direttamente, guarda, te lo dico con tutto l'affetto possibile, ma non voglio provare da vicino, non voglio provare da vicino. Però conosco uno che puzza ed è Saruman. L'ho detto, io vi avviso sempre, non è che non vi avviso, Vi dico, se puzza. Sapete che Saruman, no? Giustamente, ma non è nulla di male, non è nulla di male, succede di puzzare, fine conti, un grande mago non si lava, vabbè, sono cose che succedono. Allora, la tentazione di provarci da qua è leggendaria, ma se sbaglio qualcosa, sono affaracci. Voi vedete che sto strisciando, vedete che sto strisciando. E se poi non lo colpisco in testa, proviamoci. È tranquillante, tanto. Sì, è andato, ok. E uno è andato. Benissimo. Era solo il primo di una lista di persone malvagissime. Questi qui sono tutti soldati appostati a proteggere la zona. Come vedete, non sarà facile farli fuori tutti. Ma questo qui iniziamo a spostarlo. Prendiamo. Wow, ma ce n'è uno qua! Ce n'è uno qua! Ce n'è uno qua! Ma fa paura! Chi era quello? No, no, no! Prima che usi l'allarme. Ok. Dovremmo avercela fatta! Non è un cavolo di nulla! Non è un cavolo di nulla! Qua sono nei casini veri! Doveva essere. Aspetta, devo fare una cosa col pai. Vai, 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 tranquillo! Questo è andato? Ma non muoio! Oh, gli ho sparato addosso con il mio Kalashnikov. Ok, che poi è una K. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, fuga, fuga! Non sapranno mai dove mi nascondo. Come ci nascondiamo, ragazzi? Ci nascondiamo bene. Ti scrivo una cosa su Telegram. Dov'è, dov'è, dov'è?
Cautela, cautela. Perfetto, perfetto. Non sanno che ci sono. Allora, cominciamo a fare le cose serie che si fanno nei giochi. Cosa numero uno. Controlliamo l'inventario. Razione ci serve. Cosa numero due. Facciamoli sparire dalla vista. Bomba fumogeno piena. Sì, quella non ci serve. Questa sì. Proiettili, perfetto, perfetto. Dobbiamo seguire bene le fossette qua sotto. Anche questo è pericoloso, mi sa. Ma cos'è? Ma non dimmi che questo lo stabilimento dove devo infiltrarmi. Bella la musichetta comunque. Musichetta veramente al top, mi piace tantissimo. Ecco, topino, il topino, c'è il topino piccolino. Dov'è questo topo? Preso, così possiamo prendere anche il topo. È vivo. Pittura neve. Pittura facciale neve, che non ci serve qua, ovviamente. Però. Cautela. Ovviamente la cautela ci serve sempre. C'è qualcosa qui anche. Qui sotto. Proiettili dell'MK. Ci serviva, ci serviva. Li abbiamo usati questi proiettili. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Qua sicuramente c'è qualcosa qua dentro. Ah, si aprirà sta porta. Sì che si apre. Si può chiudere? No. Medicinali, cos'è? Digestivo, antidoto, wow, benda, ma quanta roba che c'è qua. E non ci beccano i nemici, eh. Se faccio sto casino però. Devo nascondermi bene. Ok, magari qui dietro c'è qualcosa. C'è ancora comunque qualche nemico, Lo devi vedere. Anche qui, anche qui, anche qui. Delicatamente, ecco. Quanta roba che c'è. Mamma mia, la TNT, l'esplosivo. Wow. TNT, ma che spettacolo, ragazzi, che spettacolo veramente. Non riesco a credere quanto sia spettacolare questo gioco. Tutto a posto. Sì, tutto a posto, infatti. Non c'è nulla, non c'è niente, non c'è proprio niente, ragazzi. Infatti siamo nascosti qui in questa zona. E ovviamente freghiamoci altamente di quello che succede. Allora, andiamo avanti. Ciao Lea, boss fight, ma con piacere giochiamo la boss fight. Va bene, boss, boss. Giochiamo tutti insieme una mega boss fight. Allora, nel frattempo io vedo di fare il passaggio di qua. Che dovrebbe risolvere tutto. Ok, potete vedere. Ma un altro passaggio qua. Ma sono utili, Vabbè, devo entrare, probabilmente devo entrare. Questo qui è morto, vabbè, meno male. Era pericoloso, era pericoloso. Mi spiace. No, ce n'è uno che si è svegliato. Fantastico. L'unica cosa che c'è. Vabbè, torna a dormire. Era così semplice. Torna a dormire, visto? Vabbè, questa avevamo già preso le cose. Va bene, facciamola seriamente, dai, andiamo qui dentro. Non abbiamo ancora esplorato. C'è anche qualcosa qua sopra, magari. Proviamo prima dall'alto, non dall'alto, poi vediamo su. Ci sarà anche magari una guardia su? No, non c'è, meno male, meglio così. Meglio così. Uniforme acqua, che bello. Uniforme acqua va bene per altre zone, non sicuramente per questa. Lascia scadere, dai. Si lasci cadere, signor Snake. Ok. Calorimate. Cibo al massimo. Cibo al massimo, veramente cibo al massimo. Proviamo a chiamare la cara paramedic. Vediamo se mi parla anche di quel topino che abbiamo preso. Quel topino. Oh. Sì. The rats in that area are the descendants of wild Norway rats that were domesticated by humans as pets and lab animals. They're not poisonous, and I don't think they'll attack you, but they're quick little creatures, so you might have a hard time catching one. Sì? Che sapore hanno? Pessimo, sono topi, caro. Sono topi. Hanno un buon sapore, ci prova lui. Che sapore volete che abbiano? Dice, va bene, basta che se possono mangiare. Dice, va bene. Facciamo una cosa disgustosa. Oh, Cla, grazie, grazie. Ma...
Grazie. Cavolo, non hai idea di quanto aiuta, perché come vedi è super, super, ulper buggato oggi. No. Sono andate a male gli animali. No, vanno male quando non giochi per una settimana. Praticamente tu non giochi per una settimana e gli animali vanno male. Pensa a te, pensa a te. Sono tutti ammuffiti. Ogni volta che gioco sto gioco devo. No, l'ho mangiato una cosa che sta male. Ciao, Cla. Grazie per lo stream. Cla, ne uno nuovo, eh. Ne uno nuovo, te lo faccio sentire. Senti che bello, eh. Non dovrei che infatti, mal di stomaco. Intossicazione. Bellissima e digestiva. Vediamo il digestivo. Un bel digestivo. Pianto un bel ruttino. Non è da qua, da qua. Digestivo. Succede, eh. Succede, succede. Là abbiamo nuove mimetiche. Abbiamo nuove mimetiche sbloccate poco fa. Abbiamo la mimetica acqua. Fa vedere spaccature. Spaccature. Beh, non è così. Non così ce l'avevamo già. Sono mimetiche uniformi. Abbiamo acqua. Acqua che non va bene sta zona, ma. Riquadri, fogliare, corteccia, va, corteccia, che bella. Che palle, devo andare al dentista, devo riandare, c'è un po' da fare. No, veramente, io speravo fosse. Oh no, c'è qualcuno qui, eh. C'è qualcuno. Non devono beccarci, devo andare qui dentro. Chi era quello? Non scappo io, scappo. Una di quelle re. Mamma mia, arrivano i nemici. Mamma mia, arrivano i nemici. Sono spietati, eh. Devo sparare una di queste. Cavolo, Cla, mi spiace, come la gengiva. Ah, le coperture, quelle si consumano in un attimo, purtroppo quelle si consumano. Qua, 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 qua,
fidanzati delle signore, dici, ti nascondi e ti nascondi lì. Chi è che non si nasconderebbe, giusto? Ok, mi spiace, ma la gengiva, ma non puoi farti rifare la gengiva, mica si rifà la gengiva, una volta che è così, è così. Potranno mica rifarti la gengiva. Non vorrei che ti dicessero tutte queste cose per pigliarsi i tuoi soldi, non vorrei quello, che spesso lo fanno i dentisti, non è una cosa segreta che i dentisti ti dicono è tutto da rifare, approfittandosene della... Oh mio Dio, che paura! No, solo i denti, infatti, sulle gengive non si può... Anch'io le gengive sensibili. Ma quel paese... No, ma base, ancora una base! Porco cane. Un altro disastro. Oh. Support unit. No, se ne sono accorti. Non è una bella cosa, eh. Oh, mi beccano da tutte le parti. Qui non mi beccheranno mai. Fuga. Mi striscio io. Così non mi beccano. Ma è allucinante, eh. Quanto è difficile sto gioco. Quanto è difficile mettere via solo i tre. Oh, ti beccano per ogni cosa. Ma guarda, anche là in fondo. Io devo andare là. Sì. Ma ti vede la mappa? Cioè, non ho capito, pensavo che questa fosse... Ah, c'è un'uscita di qua. Un'uscita di qua e un'uscita di qua. Questa qui dritta. Probabilmente questa qua devo andare. A sta parte qua devo andare, c'è un'uscita. Mi tocca andare di qua. Speravo che non ci siano nemici. Strisciamo bene. Ciao, Cla. Così. Tizi. Ciao, Cla. Eccoci qua, ciao tizi, ecco qua. Benissimo, ce la possiamo fare. È scappato il nemico. Com'è andata col professore? Tutto bene? Ti ha fatto vedere quello che... Oh no. Mi ha beccato di nuovo. Ma no, mi beccano sempre questi. Ecco. Io me ne stavo andando tranquillo per la mia strada. Perché non posso andare di qua? Ok. Ricevete, eliminate tutti i nemici. Codin rimane. No, ma l'avevamo detto, Cla. Però secondo me è un po' una voce senza fondamento, dai. Ma non ci crede nessuno. Urca, sequenza. È arrivato Ocelot. Che dite? Prima boss fight del gioco? Ci sarà? Le informazioni di boss sono giuste. No.
Mi vuole ammazzare. Stone Cold schiatta. No, Stone Cold non deve. Stone Cold non deve. Stone Cold non deve lottare. Stone Cold non deve lottare. Wow! È un ocelot. Quello il suono che faceva anche Sable, credo che fosse quella con la... tanto Kot che scrive ciao Angolo di Levi. Ma c'è, ma sei mio. Ciao Dalsy. Beh. Dalsy. All of you live. It's just you and me. Siamo solo noi due, nessuno si metterà in mezzo. Io se lo sono creature fiere, non sono mica istosi. Eccoli qua. Hai visto Cla allora le grandi avventure di Chloe, no? Hai visto che roba? Ma quasi finito il giochetto figo? Ok, bravo, sì, sì, bravissimo. Siamo figo, Ocelot, bravo, va bene, ma possiamo combattere magari? 12 colpi. No, no, non è ancora finito il giochino figo, guarda, ancora avanti. Signor Ocelot, la finisca. 12 colpi. Mamma mia, se la finisse però. Bellissima sta inquadratura. Duello, duello. Vabbè, sapete tutti a cosa è ispirata questa immagine del duello. Draw, estrai l'arma. Quando mi scade... Boh, quando mi scade a me da te, scade da te a me. Perciò te lo dirò quando mi scade. Non mi è neanche apparso, mancano 7 giorni. Grazie Elisa. Grazie Elisa, con la musica di un pogo. Grande. Oh, ma qui si cade, ma qui si muore se vai giù da lì. Quindi in pratica è un duello a singolar tenzone. Ho un'idea più bella, ragazzi. Per fregare sto mona. Ah, meglio... Combattiamolo con la pistola, da uomini a uomini, dai. Che vuole, man. Vigliacco. Ah, lo beccano le vespe. Lo beccano le vespe. Il mio cappello. Addirittura perde tempo per il cappello. Che schifo le vespe. Ma lo stiamo umiliando, non tanto, ma... l'ho colpito in testa. Cavolo, touché. Sorpresina. Sporco, gli dice. Certo. Peccato che non lo becco. Beh, gli ho fatto un bel regalo, con queste vespe addosso. C'è anche su, magari. Però guarda, lo stiamo purgando. Lo stiamo purgando. Ma dai, fatti beccare. Dai, colpito. E non ha neanche la mira. Not my head. Lo so. Cosa vuole? Non ha mai provato questa tensione. Si sta divertendo. Gli piace quella pistola. Vedi. Prossimo gioco del Plus è Sub. Sarebbe bello, guarda. Quando sarà completo. Sarebbe bellissimo Sub Ninja. Ecco. Si è ripreso il cappello. Tutto sto giro per prenderti il cappello. E ti spara per primo. Se mi fai le sequenze non posso spararti. Va bene. Vieni. Venga, signor Ocelot. No, mi ha preso lui. Vince lui. Spara prima lui. Sono ferito,
Il 30 febbraio sarà completo, sicuro, sicuro, il 30 febbraio finisce, lo finiamo il 30 febbraio. Allora, condizione ferite da arma da fuoco, emorragia, no, poverino, kit suture, nessuna band. Disinfezione, stecca, l'emorragia, disinfezione, emostatico, la disinfezione, ok, non serviva la stecca. Arma da fuoco, e quindi che ce faccio io? Coltello? Sì. Eccomi, ciao Ita! Ah no, ciao Sizio, che ho letto Ita, ciao Ita. No, Ita, boh, arriverà, arriverà, sai che arriva sempre. Vediamo. Siamo qui per trovare una cosa. No! È fortissimo, questo disgraziato. È una boss fight, ma l'abbiamo sconfitto finalmente. Gli abbiamo sparato in testa. Ovviamente non muore. Ciao Astrologer! Siamo alla fine di un duello epico fra pistoleri. Come stai? So che domani torna Coin. Cioè, torna già oggi in Italia. Come va? Come va? Calabroni. Ma non sono calabroni, comunque cosa sono? Sì, sono calabroni, sono calabroni. Ma lui li sconfigge con le pistole rotanti. Mamma mia. Pensiamo domani. Sì, domani ritorna alle 6 del mattino, però è già a Roma. Mi ha detto che oggi è già a Roma. Ma va, uccidono tutti. Grazie dell'essere. Figurati, con piacere. Adesso se oggi siamo in pochi, è tranquilla la giornata. Tranquillissima. Eccoli qua. Ma lui si salva a colpi di pistola. Ma quanto è figo questo. È vera la notizia di Cody Rhodes, Cla, hai ragione. Oddio, ma c'hai ragione. Porco cane. Ci incontreremo di nuovo. Eccolo qua. Dai, che ci siamo. Buffone, ma allora avevo ragione. No, ma non chiamarlo. Viene lui, tranquillo, tizio. Viene lui quando finisce. Sai che sarà le sue cose. Ma almeno poi quando arriva, arriva. Facciamo tutte le prove che servono. Comunque, non ti preoccupare. Non voglio essere invadente durante le mie live. Chiamare gente non mi piace. È un buffone, dai. Cosa è successo? È buio. Ah, ci siamo salvati per poco. Fammi vedere se siamo da curare. Questo gioco è bello perché c'è un sistema di cura. È un buffone, sì, è un buffone. Io sempre. Io lo dico da anni, ai tempi però, oh, se lo dicevi, i fan dell'AEW, cioè, ma non è vero, è un genio del business, è un genio di sto niente. Problema. Kevin, a cosa giochiamo? A fare la guerra? A morire affogati, Kevin, a morire affogati. Giochiamo a morire affogati, guarda qua. Guarda, povero Snake, poverino, poverino Snake. Mi sta morendo di affogato. Comunque, come sta il mitico Kevin? Ciao a tutti, no, vai tranquillo Mattia, comunque non preoccuparti, ma se hai bisogno di parlare per qualunque cosa scrivi su WhatsApp, per qualunque cosa scrivi su WhatsApp, non preoccuparti. Ti ha un moddato tweet che è bannato dal chat dell'altro profilo sbagliato. Sì, funziona così, tranquilli ragazzi, era già successo con altri profili, sta cosa. Non è così strana come sembra, l'abbiamo vista miliardi di volte in realtà. Altrimenti in un modo serio. Sì, infatti, perciò vai tranquillo, io. Sono ultra comprensivo, come mi ha detto Tizio, come mi ha detto Tizio ieri. Non mi lamento, ma io non mi lamento neanch'io, mi spiace solo per Mattia che ha problemi in famiglia, di malattie, però cose che purtroppo succedono. Beh, ma non ti dire che sono tornato indietro, perché se sono tornato indietro è un disastro, quindi avevi già giocato ai tempi. Non so quanto ti ricorderai, due finito, ricordo qualcosa. Va bene, allora, ecco, io spero di non aver fatto la strada di nuovo da... Come vedete? No. Non si cade? Mamma, c'è un qualcosa d'acqua. No, non. Visore notturno, ce l'abbiamo fatta. Nabbo, mi sto candare, grazie di tutto, grazie a compagnia, Nabbo. Io ho trovato il visore notturno, non vedremo più in questa maniera impossibile. Togliamo il sigaro e via, il visore notturno. Ora cambia tutto, grazie, grazie di tutto, veramente, Nabbo. Buon proseguimento, buon proseguimento. Infatti, si vede qualcosa finalmente, eh. Perché? È disturbato la visuale? La rana. Non sarò mica venuto qua solo per il visore notturno, cioè è utile, però.
Vabbè, ci buttiamo giù, dai. È tutta un'altra cosa quel visore. Ma adesso ci vedo, ragazzi, adesso ci vedo. Devo andare veloce qua. Più veloce di Snake. Grande Ita. È dura qua. Qui si muore. Già, non è che si muore. Sono di nuovo all'inizio. Ciao Matteo. Non è un'arma, però. Togliamo la bomba fumogena. Togliamo le granate shaft. Togliamo i stordenti. E pigliamo la torcia. Eccola qua. Preso film da 15 euro. Che film è? Che film è, là? Grande. L'uomo con la torcia. Stiamo facendo un po' i primitivi, ma ci sta benissimo. E mi dice proprio che la strada che devo andare è questa. Devo andare qua sopra. Ci sarà il modo. No, dai, c'è un altro ingresso. Probabilmente vai dall'alto, da qua. Sì, si passa da qua. Si passa da qua. Sicuro al 20%. Alexa, accendi anticamera. Ah, lo fa. No, l'ha fatto sul serio. C'è la luce accesa in alta stanza. L'ha fatto sul serio, Clara. L'ha fatto sul serio. Alexa, spegni anticamera. Ok. Cavolo, le conosci tutte, Clara, ormai. Le conosci tutte. I miei segreti delle stanze. Le conosci tutte. Ma fra l'altro è tornata illuminata la stanza. Qua è la cosa bella. Alexa, accendi leone. Oh, guardate quanta luce. Guarda come brilla. Non è Saruman. Va bene, siamo arrivati qua. E poi? Che facciamo di bello? Facciamo? Andiamo su. Saruman un mago di sto grazie. Grazie per il sound. Vedete? Troviamo cadaveri. Cadaveri che hanno roba utile. I pipistrelli li mandiamo via con la torcia. Ma li posso ammazzare i pipistrelli? Sì, vero. Secondo me questo si mangia anche i pipistrelli. Come Ozzy Osbourne. Fatemi provare. Ah, la guardo. Ecco, uccidi i pipistrelli. Mamma mia, che leggenda. Agita la torcia, come si agita? Allora. Ma che figo. Perché mi sa... No, ma come fai a sapere se ti segnalano? Guarda che non ti arriva un messaggio se ti segnalano. È successo, gente è segnalata, mica gli arrivano i messaggi, non te lo dice la piattaforma, non puoi saperlo se ti vieni segnalato, non puoi saperlo. Poi, boh, non hai fatto niente, Matteo, non hai fatto niente di male. Allora, fatemi vedere. Cibo, voglio prima vedere cosa mi dice il paramedic dei pipistrelloni. Magari mi dice, oh, pipistrello, che buono, buonissimo. Morde le sue vittime, ne succhia il sangue. Gary. Risparmiatelo. No, non vuole saperlo. Un film di vampiri. Dracula contro gli ippopotami spaziali. Non esistono sti film. Batman sarebbe la nemesi di Snake. Esatto. Hitman. Esatto. Anche te. Cos'hai detto tu? Il film Dracula. Non dirlo. Ha paura di Dracula. È incredibile. Non dirlo. Hai paura? Paura dei vampiri. I vampiri non esistono. Ma non è vera sta cosa, Matteo. Non possono arrivarti questi tipi di mail. Non possono arrivarti. Non funziona così la segnalazione. Non funziona, anche perché non hanno il motivo di dirti, anche se dovessero... È strana sta cosa, non può arrivarti le mail così. Ok, a posto, ci siamo.
Vediamo un po'. Ok, io devo andarmene da qua, che è l'ultimo. Vedete il lato positivo? Moliamo questa grotta finalmente, non ne potevo più veramente. Zona complicatissima, ma finalmente con un po' di luce ce l'abbiamo fatta trovare la soluzione. Grotta Ciornaia Peschera, ma che è italiana? Peschera, Peschera è in Italia, eccolo qua. Va bene, non è finita la grotta. Ovviamente non è finita la grotta. Io salverei, che non ho mai salvato oggi, neanche una volta. Metti che dovesse esserci un bug considerato che un gioco Konami. Vuoi salvare? Aspetta un secondo. Sì, salviamo. Mi metto un attimo qua. Mi metto un attimo mentre qua carica, perché è lungo, il salvataggio è lungo. Mi metto un attimo con la mia faccia. E come sta andando la vostra giornata? Spero tutto bene, spero tutto bene. Io intanto sto facendo una lunghissima salvataggio, non dice salvataggio. Inizio salvataggio, speriamo in bene. Speriamo tutto a posto, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Snake 007 dalla Russia con amore, l'ho visto, bellissimo film. No, non gli piacciono. Ma come non gli piacciono? È il migliore James Bond. Non penso che al Maggio sentirà dirtelo dire. Non posso fare a meno di confrontarmi con Bond. Ah! Ecco, arrabbiato. Si è arrabbiato? Male. Senti, 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 senti. Una pistola a forma di penna. Sembrerei un idiota. Non è vero. Io adoro James Bond. Esatto, un fucile a forma di serpente. Lo sapevo, dire la verità, non piace neanche a me di fare il cascamorto, ma del fatalone, ma io sì, a me piace l'idea, è una delle cose belle dei film di Bond. Fa parte del fascino, esatto. E questa Eva, cosa hai intenzione di fare con lei? Non si dice. Spia contro spia, esatto. Lei ti sta usando, devi prendere l'iniziativa. Ma è fighissimo, gli sta dando consigli. Il coltello per il manico. 00 Snake, no, 00 Snake, è bellissimo. La più grande cosa prodotta in Inghilterra è tipica della Mayflower. Altri 20 film 007. Il Major è un grandissimo appassionato di James Bond, non fallo agitare così, c'è ragione. Però ha ragione. Io ti saluto domani, va bene, grazie. Un saluto anche in mod, va bene, Matteo, grazie della compagnia. Ciao, buon proseguimento. Spyflex. Non so, io sono un grande fan, quindi anche a me quando toccano James Bond mi spiace perché sono film bellissimi, sono film bellissimi, sono geniali, più che altro. Tutta quella genialità in un film non si vede spesso. Boh, abbiamo anche qua i bivi, ma figurati. Vabbè, è un piacere. Con una persona saluta prima di andarsene è sempre un piacere, guarda. Cioè, l'apprezzo tantissimo, eh. L'apprezzo tantissimo, credi. Ok. M37, fucile a canna liscia, calibro 12. Devo agitarne. C'ho un serpente sui piedi. Se faccio così? No, così non va bene. Devo proprio far fuori sto serpentone, attenzione. Cambiamo torcia. Okay. Non voglio pipistrelli, però lo devo mangiare un po' di pipistrelli. Una parola gentile, a kind word. Ma sì, Matteo, sei simpatico, dai, sei un ragazzo simpatico, ti conosco da un paio di giorni o un giorno solo, ma cavolo, sembra di conoscerti da più tempo. Non so perché ho questa impressione, no, è una sensazione soltanto. È soltanto una sensazione, però sì, ci sta. Oh, ho detto che è disgustoso il vampiro pipistrello. Ancora, ancora. Disgusting. È così orribile. Sta recuperando, eh. Un po' alla volta. Stiamo mangiando tutti i pipistrelli vampiro del gioco, eh. Gross. Questo qui è buono? Batterie ricaricate. Ma pensa a te. Poi io so una cosa, che se tu vai nella schermata di cura, dopo aver mangiato tanta roba, guarda, eh. Guarda cosa succede, eh. Gira, gira, tonda. L'hanno scoperta di recente, sta cosa, qualche anno fa. Questo è un gioco vecchissimo, ma l'hanno scoperta qualche anno fa. Guardate,
Qualcuno ha fatto gira gira tondo con Snake dopo averlo fatto mangiare. Guardate. Ecco, ha vomitato, visto? Cioè, oddio, non è una cosa bella, però. Hanno scoperto sta cosa. Hanno scoperto sta cosa. Non è che l'hanno scoperta quando è uscito il gioco. L'hanno scoperta di recente. Incredibile. Cioè, se tu lo fai girare troppo, muovere lo stomaco, poi lui sta male. Incredibile, eh. Non fa un po' schifo, però. C'è un film che si chiama Samurai Nero. Di cosa parla? Di sub? Parla di sub? Che figo, però. Alexa, parlami del samurai nero. Nudo con la spada. E vabbè, dai, chi se ne frega dei vestiti. I samurai che erano ben coperti. Ce ne sarà stato qualcuno un po' più libertino, no? Giustamente in battaglia. Così quando tagliano, se tagliano la parte sbagliata, non muori. La spada vera non è, ho capito, ma magari ti tagliano quella parte lì e sopravvivi e fai una nuova carriera da ballerina. Cioè, ci sta comunque, diventi una geisha. Cioè, potrebbe essere un'idea geniale. Perché non fai tu un film così? Mangiando un fungo si ricaricano le batterie. Ah, invece è vero. Cosa pensi che voglia dire? Magari frutto se immaginazione. Sì, si ricaricano. Una parte di effetto placebo. Io sto morendo, ragazzi, dalle risate. Hai visto quanto è credulone? Non ci sia niente di male. Lasciamo che continui a crederci. Ma no, me lo sto prendendo in giro. Sono tornata. Quando ricaricherà le tue batterie quando lo mangerai. Mangi un fungo e ti si ricarica la batteria della torcia, ma non ci credo, ragazzi. Queste cose sono veramente fuori di testa, ma io le adoro. Cioè, è Kojima. Kojima è un matto. È proprio che le adoro. Come fai a non amare uno che ti fa delle battute del genere? Ma certo, ma certamente Snake. Ovviamente si ricarica. Non ci sono dubbi che se agiti, che se mangi un fungo luminescente le tue batterie si ricaricano. Siamo arrivati qua. Abbiamo saltato qualcosa? No, due strade. Due strade, una di queste è quella giusta. Va bene. Ci sono altri di questi noiosoni, di questi pipistrelli? No. Uniforme neve. Beh, vedete che roba utile qua. Non posso neanche lamentarmi. Andiamo giù. Per fortuna la torcia non si scarica. Il bello è quello, la torcia non si scarica. Non si scarica sta torcia, benissimo. No, che bello il granchio, che bello. Siamo arrivati? No. Ma lo vedo più stanco Snake, si sta stancando tantissimo in sta zona, non gli piace proprio. Non gli piace proprio. Facciamo una cosa, mimetica facciale qua non ci serve, no? Pittura. Quindi vedremo il volto di Snake senza strani dipinti facciali. Ammazza che strade però, veramente sta grotta non mi piace, sono sincero, sta grotta non mi piace per niente. Non amo sti luoghi chiusi e claustrofobici che ti fanno sentire intrappolato, mai amati in vita mia e mai li amerò, ovviamente. Ok, qui c'è altra roba. Un altro serpentone, ma questi qui noi ce li pigliamo che poi li mangiamo, lo so. Torcia, 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 torcia. Gabbie piene. No, devo mangiare un animale in gabbia. Vabbè. Abbasso le gabbie. Anaconda gigante. Non ho ancora mangiato. That's tasty. Gli piace l'anaconda gigante. Insomma, se Snake mi promuove l'anaconda, va bene così. Via, via. Questi cosi. Via, via. Vai via, assaggia il fuoco. Ok. Cos'è questo luogo? Bello, ha cambiato l'atmosfera. Quindi, che succede adesso? Oh no! Oh no! Un boss, ragazzi!
Arriva un boss. Il prima delle emozioni in battaglia, i figli di The Boss. Io sono The Pain, grande The Pain. Un mondo di angoscia che non puoi nemmeno immaginare. Let's get started! Mamma mia, che figo! È il primo dei figoni che affrontiamo in questo gioco. Aspettiamo un po'. La cosa bella è che qui è il momento ideale per sentire i tizi del code che ci racconteranno dettagli su di lui. Ecco. Calabroni la sua volontà. Api proiettili, cosa? Si spara api? Ok. Tutto normale, vero? Eva. Gli sciami di Calabroni a suo volere. Attento, Snake. Altro. Oh, ho sbagliato. Vai, vince. Sei un buon nuotatore, se ti muovi onesto non tuffati in acqua. Buona idea, buona idea. Attenzione gli api proiettili. È una figata sta cosa delle api proiettili. Tirate fuori le api. Ah già, perché possono urtarti, giustamente. Ti feriscono le api. Calabroni. Non puoi danneggiarlo perché si copre col calabrone. Una granata. Avete capito? La granata ci vuole. Visuale soggettiva. Ok. Anche il fucile a canna liscia. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Grazie. Mamma mia, sono utili sti consigli. L'energia vitale cala. Eh sì, lo sciame è pericoloso. Ma non abbiamo coraggio, vero? Abbiamo coraggio per affrontare The Pain. Calabrone sono vulnerabile al fuoco e al fumo, non lo sapevo. Al fuoco, figo. Abbiamo la torcia, perfetto. Accoppiamo un po'. Eccolo che si è... Granata, ha detto. Sbagliato il tiro. Ah, un po' più su, ma... Oh, mamma, me li tira addosso. Scappo io. Io scappo. Cos'è sta roba che sto prendendo? Sono pesci. Esplode. Scusate, mio gatta che... Durante la boss fight, ovviamente. Durante la boss fight. Perfetto. Ok, ci siamo, eh. Ci siamo. Oh, chi mi ha preso? Pesce B. I pesci sono utili, dai. Quindi devo scappare, continuamente devo scappare da lui. Non ci vedo bene, non è una visuale facile. Grande Kevin! Boss fight, con piacere. Un attimo solo che metto anch'io la pausa. Facciamo anch'io 10.000, voglio rischiare, Kevin, voglio rischiare tutto. Ok, vediamo un po' com'è. Questa è bella, sta boss fight. Due? Mancato. Mi butto giù io, ciao. Non vado a farmi morsicare dai calabroni, mi beccano, disgraziati. Sono terribili sti calabroni, sono terribili. Ok, ce l'ho. It's useless, lo dice lui. Eccolo, funziona. Visto?
Basta. Altre carte. No, 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 no. Mamma mia, ragazzi, è violentissimo questo. Stiamo beccando però, attenzione. Ci siamo, ci siamo. No, di nuovo si è messo questo cuore. Attacca, no, no, attacca ancora. Ma dov'è finita la mia granata? Ok, è andata. Io posso colpirlo. Qua siamo a metà battaglia, metà battaglia. Non l'ho sconfitto. Urca, ci mostra il suo volto. Eccolo qua. E mo sarà difficile, mi sa. Cambiata la battaglia. Seconda fase. Grazie Fergus, come stai? Spero tutto bene, ciao, ciao. Io sono durante una boss fight difficilissima, Fergus. Mamma mia, se mi stanno massacrando qua. C'è un nemico fortissimo. Okay. Proviamoci, proviamoci. Ci ha mostrato il suo volto. E io devo distruggere quella granata. Andate a prendere, Mi ha ferito, sono ferito gravemente. Devo farmi una cura. Ecco, proiettile dell'ape, disinfezione. Poi vediamo, abbiamo ape corrode. Cosa vuol dire? L'ape proiettile corrode, devo toglierla col coltello? No? Sì. Unguento? No. Emostatico, ok, emostatico. Perché altrimenti perde la vita lui. Cioè, perde, diventa ferito. Roblox, com'è andata con Roblox? Spero tutto bene. Deve essere bello quel gioco, ok. Attaccate di nuovo, mi sta mandando i nemici. Non posso stare dietro a questo. Poi li fa esplodere, quella è la cosa brutta, li fa esplodere. Allora, fatemi vedere. Devo lanciargli un'altra granata. Ok, questa è buona, questa è buona. Nice shot! È andata la granata. Di nuovo si è protetto. Siamo a tre quarti di battaglia. Esatto, granata, esatto. Vedete che avevo tirata io la granata. Scappo io. Andate miei fratelli. Li vede come fratelli le api. Mi ha preso il disgraziato. Granate. Altre. Ancora ste granate da parte su. L'abbiamo colpito, dai, ma non gli faccio ancora danno. Devo colpirlo prima che si ricarica. No, ormai tranquillati. Calibro 45. Sì, è andata. Ragazzi, The Pain è il primo ad andarsene. Vediamo se muore o se sopravvive. Che dolore, The Pain. The Pain. Eccolo qua. E The Pain se n'è andato. Che figata. Che figata. Veramente, veramente una boss fight clamorosa. Ok, voglio sentire se ci danno informazioni, background su di lui, sulla sua storia, magari Sigint, che ne sa tante cose. No, questo mi parla delle pistole. Calibro 45, l'ho appena usata.
No, adesso ti racconto la storia delle armi, non sono un fan. Ok, alcuni amano la storia delle armi, a me non interessa. Cioè. Una pistola funziona meglio di un fucile. Infatti l'ho usata. Bla bla bla, non mi piacciono queste pistole. Ok, andiamo un po'. Ma non ci racconta la storia di quest'uomo? Qualcuno che ci racconta la storia di The Pain? No, non gliene frega nulla a nessuno. Un pesce? Beh, certo, abbiamo preso il pesce. Non è uno squalo, è più affine alla carpa. Ma no, infatti non sembra uno squalo. Io. Grande Natale, ciao, ciao, come stai? Spero tutto bene. Shoutoutino. Naruto? Sei tornato su Naruto, quindi. Beh, hai fatto bene, hai fatto bene. Rapina, rapina. Puoi fare la boss fight se vuoi. Puoi fare la boss fight, che la rapina. Ciao, ciao, ciao Natale. Allora, io vi dico sempre, lo dico ogni tanto mi dimentico di dirlo. Ho un gruppo Telegram, il primo dei due link è un gruppo, il secondo è solo un canale per sapere le dirette, ma il gruppo è per chiacchierare di videogiochi per chi fosse interessato. Siete estremamente benvenuti, ma nel vero senso della parola, proprio sono solo felice io di avervi nel gruppo a chiacchierare un po', parliamo di videogiochi, cose varie, magari ci discutiamo qualche news. Ok, benissimo. Ho appena sconfitto un boss, difficile, difficile, ma non è andata poi così male, tutto sommato. Aveva dei punti deboli che ci hanno detto il codec e quindi è andata. Non so se tu hai mai giocato a Metal Gear Solid. Questi qui ormai sono solo su PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 3. Su PlayStation 4 non li trovi, su PlayStation 4 non li trovi perché non ci sono. E li hanno anche rimossi dal PlayStation Now, purtroppo. È la cosa che mi spiace di più, sinceramente, perché veramente, dei giochi del genere, muoverli così mi spiace. Va bene, qui sopra non potevamo andare, era dove c'era il boss. Non credo neanche che lo troveremo. Quindi dice che c'è un'uscita. Se c'è un'uscita, vediamo la mappa. La mappa. Ok, l'uscita è questa qua. Dobbiamo andare da sta parte, va bene. Ah, ci vado volentieri, io voglio andarmene da qua, voglio andarmene da questa grotta. È da più di un'ora che sono bloccato in questa grotta e sapete, l'idea di potermene andare non mi dispiace per niente, dovrebbe essere questa l'uscita, dovrebbe essere questa. Sì, corretto, sempre dritto. Qui ci sono tanti pesci, ma non ho intenzione di star lì a fare una carneficina di ste povere carpe. Ok, tanto l'abbiamo nell'inventario, abbiamo tanta roba. Perfetto, rimetto la torcia, così possiamo vedere bene. E abbiamo affrontato Orietta Berti Official TV, incredibile, grande boss, visto Natale, visto che roba. Orietta Berti Official, non fa male, non fa male. Aspettate che rimetto le cuffie. Non fa per niente male, lo so, ci sono grandi sorprese. Perché adesso no, ma una volta la usavo quando arrivavo in raid, quando arrivavo in raid partiva lei che ballava, lei ballava. Adesso no, adesso nei raid c'è Hulk Hogan, nei raid c'è Hulk Hogan. Abbiamo un nuovo suono di oggi, questo clafo ovviamente non l'ho ancora sentito, è questo. È impressionante, è Star Wars, Star Wars. Roba di Star Wars. Va bene, io direi che forse siamo finalmente fuori dalla caverna. Siamo finalmente fuori dalla caverna. Che bello, fuori dalla caverna. E cosa arriva? Roba meccanica che vola. Ma vi sembra normale, no? Negli anni 60. Oh, intanto vedo un buonissimo serpente, buono nel senso affettuoso, spero, non per altre ragioni. C'è anche qualcosa, c'è qualcosa di piccolo qua, aspetta. Ho preso anche questo, cos'era? Rana, ma questa è una rana? Frutti, che buoni devono essere questi frutti, devono essere buonissimi questi frutti. Un attimino che apro la gatta. Che vuole andare di là anche lei, vuole andare di là. Ma sì, Mici, andiamo, dai. Faccio andare nell'altra stanza. Va bene, vai, vai, vai. Ok, poi vediamo un attimo. Allora, qui ci sono dei frutti, noi proviamo a prenderli. Ok. C'hanno anche della cura, frutto B, medicinale digestivo. Quindi certe frutte vanno bene come digestivi, visto? Che roba interessante. Poi,
Volete sapere i dettagli dei cibi che trovate nel gioco? C'è paramedica. Un falso mango russo. Falso? Russian false mango is a mango-like fruit found only in Solnoyarsk. The egg shaped fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma. Grazie per esserti unito a Discord, grazie davvero. Grazie anche per il Telegram. Che ti scrivo. Che bello vederti. Oh, che bella sorpresa, ragazzi, che bella sorpresa. Avevi, ho visto anche che sei unito ad Instagram, appena posso ti seguo. Fammi sentire la musica. Ah, che suono. Che suono, che suono. Che suono incredibile. Guardate quanti sound abbiamo, sound reg, ovviamente sei anche nei regular e sei nei sub, quindi c'è tutto quello che vuoi. Tutti i sound che vuoi. Non sono neanche tutti che devo ancora aggiornare la lista, ma poi lo faccio. Devo ancora aggiungere l'ultimo del respiro, quello nuovo, e poi Chloe 2. Perfetto, ci siamo. Guarda, c'è anche il visore notturno. Io dico, finalmente ce ne andiamo da questa grotta, siamo caduti. Abbiamo affrontato un boss e possiamo uscire, ma non sarà semplice, non sarà semplice. Altri serpenti per la gioia di Snake, che è un grande appassionato di cibi di serpenti, non sto scherzando, lui se li mangerebbe tutti. Mi ha detto il sapore sconosciuto. Proviamo. Non può lamentarsi, va bene anche quello di Taiwan. Ok. Ok, abbiamo fatto un serpente qua, un serpente là. E abbiamo due serpenti nuovi per lui. Ce la possiamo fare. Eccoli qua. Siamo arrivati. Qui c'è qualcosa. Ah, granate! Ma chi è che va a mettermi le granate qua, però, veramente? Dei geni, guarda. Cioè, non so se mi... Non mi sembra l'ideale mettere delle granate in sta zona. Altre granate, ragazzi, io non ce la faccio più queste granate, tutte queste granate esplosive. Cioè, vanno a mettere gli esplosivi in una grotta, ma in una grotta chi se ne frega degli esplosivi, veramente, ma in una grotta. Cioè, sti cavoli degli esplosivi. Vedete, ustioni grave, nessuna band, unguento, band. A posto. Band, unguento. Ok, se l'è cavata abbastanza, deve recuperare vita. Dovrebbe essere la strada giusta, io veramente voglio uscire da qua, voglio uscire da qua. Siamo quasi arrivati, dovrebbe essere l'uscita di questa grotta. Ecco lo Snake, vai Snake, ce la puoi fare, sei il nostro eroe. E ce l'ha fatta. Fungo luminescente, vabbè, va bene così. Bella sta strada, bella, 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 bella. Così non cade giù. La torcia che si autoinfiamma. Ok, autocombustione. Va bene, poi cosa c'è qua? Uscita. Siamo fuori dalla grotta, finalmente. Siamo a Ponizovnie Sud. Ponizovnie Sud siamo. Un bel posticino romantico, no? Va bene. È pieno di nemici qua. Via la torcia, quindi, via la torcia. Qui è tempo di tornare a fare lo stealth. Armi tranquillanti. C'è questa rana. Oh, ma questo qui è pericoloso. Questo si è accorto che c'è qualcosa che non va. Ci attaccano. No, si è accorto di me. Ah, cominciamo con i nemici che ci... Sì, ho accorto di me. Cominciamo veramente. E qui sarà duro, eh. Qui sarà duro. Pensavo di averlo beccato addormentato. Se mi fa luce qua dentro. Lavali per fuori. Grande, questa è bella. È arrivato. Ci sarà un modo per colpirli. È che hanno il casco, se non avessero il casco. Siamo ben nascosti. Oh, ma la musichetta è bellissima comunque.
colpito una spalla, no? Non si addormenta, non puoi colpirlo in testa. Ok, è andato, esploso addirittura. Cioè, stiamo facendo 99 di cautela, vabbè, dai. È soltanto scoppiato uno di loro, uno di grado. Qui ci sono altri pesci che possiamo addormentare, quindi tenerli vivi, ripeto, pesci vivi. Non puoi catturarli vivi? Che bello però, non puoi catturare i pesci vivi. Che strano però. Il pesce si addormenta, va bene. Eccoci qua, siamo sempre più vicini. Tra l'altro dovrei cambiare mimetica ottica, c'ho quella uniforme acqua, proviamo questa. Eccola qua, una bellissima uniforme acquatica. Va bene per mimetizzarsi, visto? Va benissimo per mimetizzarsi, non è proprio perfetta, ma quasi. Boss fight, con piacere, vedo che ti piacciono i video, ti piacciono questi minigiochi, mi fa piacere perché ci tengo anch'io, guarda. Ci tengo tantissimo che siano divertenti e ne aggiungiamo boss nuovi ogni tanto, adesso non ho più aggiunti ma lo farò veramente. Qualche boss incredibile. Oh, la rapina, ma certo, con piacere, rapina, eccola qua. Tu invece quando vai in live la prossima volta, Natale, hai già programmato? Perché di solito ti beccavo o la mattina o nel dopo pranzo, ma oggi mi sono connesso abbastanza tardi, nel dopo pranzo. Però non ho visto nessuno, oggi degli amici che conoscevo dopo pranzo, quindi magari mi sono sbagliato io. Sono due strade, proviamola a sinistra, non so perché. Non so qual è quella giusta. Ho paura che suonino tutte e due giuste, il problema è quello. Hai avuto una buona idea? Se... Ma sì, a me piacciono queste cose, poi non è che portano via tanto peso sulla CPU, quindi potevo farlo tranquillamente. Non è stato molto pesante. Non so perché sta zona mi dice qualcosa. Non dovrebbe dirmi nulla, ma mi dice qualcosa sta zona. Perché ho dei flash di questo percorso? Intanto andiamo lì. Intanto andiamo qui sopra, che possiamo almeno... No, ci sono i nemici. No, è giusto sta zona. Ah, perché è difficile. Ecco perché è venuto in mente qualcosa. Perché è difficile, ragazzi. Non è per niente facile. Non ho neanche un cecchino, se avessi un cecchino avrò la ciulazione. Non ce la fa a arrampicarsi qua sopra, non ce la fa. E vedete col visore termico, qua è chiuso, è una diga ed è chiuso. Posso farlo però, no, non spara, purtroppo non spara da qua. E basta, questo penso di aver visto qualcosa, non hai visto niente, è un'allucinazione. Non ci sono nemici qua. Qui rischio. Rischio tantissimo. Eccoci qua. Allora era Jack Pippone Miner, ovvero il Jack scarso e minimo, quindi la mia variante di me scarsa, scarsissima. Ok. Oh, mi ha visto. Ma dai, ma mi vedono anche qua. Mai un attimo di tregua per il povero Snake, eh? Mai un attimo di tregua. A sopravvivere qua comunque. Scusami. Ma lo sanno che sono qua? Sì, sì. Sono arrivati i rinforzi. Cominciamo. E questo si è addormentato, dai. Non ammazziamo, ripeto, non ammazziamo. Sarà dura con quelli, però. Proviamo. Mancato. Poi colpito, dai, ce la facciamo. Non riesco nemmeno a streamare, nemmeno giocare, sei impegnato col lavoro. Cavolo, mi spiace per non riuscire nemmeno a giocare è la cosa peggiore, perché streamare è un conto, ma giocare mi dispiace perché abbiamo tutti sta passione. Ok. Ho un nemico proprio davanti ai miei occhi. Qua. Tecnicamente l'ho colpito, solo che mi ha accecato con la luce. Addormentato, vado, chi è che mi sta sparando qua? Oh no, non l'avevo visto e mi ha anche ferito.
Oh, buttiamolo giù. È meglio il 5 come combattimenti. Perché una persona deve bere? Va bene, glielo chiedo, eh. È una bellissima domanda. Alexa, volume 6. Su. Alexa, perché una persona deve bere? Molto bello. Mi spiace, non lo so. Alexa, perché beviamo? Ecco, sarà perché piamo. No, no, i ricchi poveri che mi stricano. No, Alexa, stop. Alexa, perché un essere umano deve bere? Non me lo vuole dire, eh. Alexa, perché si beve acqua? Oh, non me lo vuole dire. Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo Slisk.com, l'acqua potabile aiuta a purificare il corpo eliminando potenziali tossine da lesi attraverso il tratto urinario. Cavolo c'entra quello? Non c'entra nulla, non è la domanda che ti ho fatto, Alexa. Non è per rinfrescarsi quella parte lì, eh. Non è quello, ragazzi, non è quello. Quello non, mi sa che non era quello che voleva sapere Natale, non credo che volesse sapere i dettagli del tratto urinario. Ma comunque sia, l'ha detto lo stesso, vabbè, dai. Le vogliamo bene anche per quello, anche quando fa errori, noi le vogliamo bene lo stesso. Lo so, sono perplesso anch'io, non dico a me. Sono perplesso, Natale. Non era quello che volevo sapere, ma ci ha detto delle cose strane. Un premio comunque a lei per averci provato. Male, ma qualcosa ha fatto, dai. Va bene, silenziatore dell'MK. Ok, l'abbiamo preso. Si può andare qua. TNT, granata. SDV, fucile di precisione. Questo so dove usarlo, ragazzi. Se siete veramente infami, non voi. Se uno è veramente infame, può uccidere un boss molto prima di quanto dovrebbe. Ma veramente è una cosa da infami. Non so se la farò, perché molti amano quella battaglia. E vi assicuro che veramente la cosa più infame che si possa fare è quella. Ma ce l'abbiamo fucile allora. Ce l'abbiamo fucile a pompa. Non sapevo di averlo, era utile in effetti. Mi avrei fatto comodo prima. Peccato, solo 8 slot, non sono molti. Quindi siamo venuti qua per questo. Non siamo venuti qua perché è la strada giusta. Significa che non possiamo andare avanti da qua. Era un deposito. Va bene, vuol dire che è giusta l'altra strada. Per questo che mi ricordava qualcosa, ma non era la strada giusta, perché non è la strada giusta. La volete mettere? Trovare roba utile, va bene. Intanto curiamo un po' Snake. Vi devo dire che purtroppo gli animali ammuffiscono. Se non giochi sto gioco per qualche giorno, io ci gioco. Alexa, chi è Hideo Kojima? Secondo Wikipedia, Hideo Kojima è un autore di videogiochi giapponese. Sì, lui è considerato tra i più importanti autori nel panorama videoludico, nonché un autore di videogiochi in senso proprio. Nel 1986 venne assunto dalla Software House Konami, per la quale ha progettato e scritto Metal Gear, videogioco di piattaforma MSX che ha gettato le basi per il genere stealth e la serie di Metal Gear. Il suo lavoro più noto ed apprezzato. Sì. Cavolo, non ha citato Polisnout e Death Stranding, ma va benissimo, le vogliamo bene anche, comunque ha citato Metal Gear. E se mi citi Metal Gear, cosa fai? Non sono contento? Tra l'altro, tempo fa veniva usata per spoilerare, non del sul mio canale, per spoilerare i finali delle serie TV. Occhio che spoilera i finali dei film, lei. Se le chiedete il finale di un film, ve lo spoilera. E chiedete, ma come finisce questo film? Lei ve lo racconta, io non lo faccio perché, ovviamente, non lo faccio perché qualcuno magari poi si scoccia, giustamente, magari mi scoccio io, diciamo, magari è un film che non ho ancora visto. Sto vedendo The Falcon and the Winter Soldier, sono a 4 puntate su 6. Era partita male sta serie, ma sta migliorando tantissimo. Poi ci sono dei personaggi che tornano, è tornato uno dei miei personaggi preferiti, alla fine della seconda puntata. E anche nella terza era fighissimo. Scena, ecco, è questa la scena che vi dico io. Qua si può fare una più grande infamate di sempre in questa scena. R1, guardate, arriva Volgin con Eva. Eva è sotto copertura.
Toglietemi le mani di dosso. Non vado da nessuna parte. Falcon e The Winter Eat. È un po'. Pochettino. Quante volte glielo devo dire? Ah, ma la fulmina. Fa male solo vedersi. Poverina. Tania. Ma povera Tania. Che non si chiama Tania. Ma fa resistenza, la sua amante ne subisce le conseguenze. È veramente l'amante di lui allora. Poverina. E me la trascina. Aia. Ma è cattivissimo. Le ha bruciato le calze. Boss fight. Wow, ce n'è un'altra. Si può fare la boss fight se volete. Ma povero Sokol, costretto a lavorare allo Shagod. Lo sta costringendo. Ecco, fermo lì, traditore. No, non sparargli, ti prego, non sparargli. Ci serve vivo. Cioè, gli serve vivo anche a loro. Serve vivo a noi, ci servono loro. Abbiamo tante ragioni per non sparare a quest'uomo. Quanta fortuna ha. No, brutto questo. Beh, un grande però lui a girare queste cose. Eccolo qua. Una di queste tre armi è un solo proiettile. Premerò il grilletto 6 volte di fila. No, è terribile. Vuol dire che sono 2 sesti che possono venire colpiti. Allarme, lo so, attenzione. Beh, lo ha spaventato. Comunque l'ha spaventato. Ha spaventato malissimo. Che urletti però lui. No, che schifo. Si è pisciato addosso. No. Continua la sua fortuna. Che schifo. Guarda che arriva. Stava per sparargli, ma lei l'ha fermato. Era il proiettile vincente. Avrebbe ucciso. Non esiste la fortuna. Grande comunque lei. E lui ride, lui è contento. E lui ride. Ha, ha, ha. You'd better stay in line from now on. Stai in riga. The Cobras will take care of him. Comunque grande la boss fight, è andata bene la boss fight, di nuovo Jack Pippone Min, ma sempre lui, è il boss più scarso del gioco, beh l'abbiamo battuto dai, grandi tutti, do un po' di punti onore al buon Stay Charge. Il Pain is dead, oh è morto il suo primo compagno, cominciamo Oh, eccolo qua. Iniziamo a decimargli l'unità, è solo l'inizio. Sarà pure un bambino, ma è sempre uno dei suoi. Grande, grande. Puoi vedere il tuo punto, i tuoi punti onore. Puoi vedere appunto sei messo. E anche next, il prossimo. Scusate, mi guardate, è next. Khrushchev, è colpa sua. Deve eliminare il suo allievo. Non si preoccupi. Se ne occuperanno loro. Eccolo. Ora. Com'è che si fa? Vedete che c'è The End, visto? Oggi? Dice, ma dorme? Dorme sempre, sta bene. No, non sta bene. La battaglia è ciò che la vita gli ha lasciato.
di solito è morto. Però Russo si sveglierà quando è il momento opportuno, grande, direi. Diventerai eroe autoproclamato, ti aiuterò a raggiungere quel rango, ti aiuterò. Sarà the end per il ragazzo. Sokol non si merita il tuo amore. Non sarà semplice. Non sarà semplice. Conosci il gamble, però è pericoloso, si può perdere tutto. Grazie per Saruman. Grazie. Kuwabara, che l'amico di Yosuke di Yu degli Spettri, ovviamente. Si riferisce a lui, chiaramente. Kuwabara. Hanno quei capelli rossi. Gamble 100. È difficile vincere. 45%. De Sorro, eccolo. Dov'è? Non lo vedo. Comunque c'è. De Sorro compare solo come spettro. È fighissimo De Sorro. È un fantasma, ma è rimasto sul campo di battaglia per assistere le boss. Io lo adoro De Sorro. Va bene, ci siamo, eh. Guardate cosa faccio adesso, eh. SVD. Come si fa a ingrandire? L1. Ma dov'è? È finito? È qui. No, mi è scappato. Non ce l'ho fatta, ragazzi, si poteva uccidere The End prestissimo, ma non ce l'ho fatta, vuol dire che ci faremo la boss fight. Mi è scappato. Colpiti. Respond. Non ce l'abbiamo fatta, mi è scappato via. Mannaggia sto The End, come correva con quella sedia a rotelle. Come correva. Ovviamente dite, ma perché ammazzi uno con la sedia a rotelle? Perché è fortissimo, non credete... Non credete ai vostri occhi, è più forte di me, è un grande boss. Ci toccherà affrontarlo. Stavolta non ce l'ho fatta, però era divertente. A meno che non faccio la solita cosa poco corretta, poco pulita. Salviamo, intanto mi metto un attimo in webcam. Perché è troppo lungo il salvataggio, una cosa lunghissima, sta caricando una lunghissima schermata. Io ci voglio provare, ragazzi, ma voi volete vedervi la boss fight, scommetto, non è che volete vedermi The End che muore subito, però posso anche non salvare dopo. Last War. Un film giapponese dove il mondo finisce in una guerra nucleare. Yeah! Che ove, no, ragazzi, brutto. Umanità viene spazzata via dagli Hit. Lo so. Benissimo. Comunque sia, ci siamo. Oh, rapina 3000, dai, buona. Si può giocare fino a 10.000. 10.000 è il massimo che si può giocare in rapina, dai. Ti dico una cosa, anche se li perdi, te li ridò. Non me ne frega nulla, te li ridò anche se li perdi. Allora, facciamo così. Volevo provarci, perché prima di tutto perché è una figata provarci a vedere se si riesce a ammazzarlo. Poi non salverò, ragazzi, perché non è corretto. Tutti voi so che volete vedervi la boss fight contro The End, so che non volete vedervi il boss ammazzato così a tradimento, però si può fare, non è facile, come avete visto, mi toglie la tensione, no, la tensione te la lascio, perché tu puoi vincere più di 3000, ma se perdi recuperi quanto hai perso, solo quello, però puoi vincere di più. Poi secondo me più siamo meglio è. Quindi se qualcun altro si unisce alla rapina è ancora meglio, eh. Ancora meglio. Giustamente, eh. Ecco, ad esempio si è unito il coach. Beh, il coach con 5000. Cioè, perché più si fa la rapina, più ti aiuta a vincerla in pratica. Rapina, devi metterci un numero, Cla.
E niente, l'ho ricaricato perché Matteo è un utente. Matteo Ita adesso non c'è più, ha detto che è andato via, però saltiamo le scene, dobbiamo rifarci tutto. Vi faccio vedere perché, facciamo un altro tentativo con The End, a provare a ammazzare The End prestissimo, a contagio. Cos'è? No, ma comunque sei iscritto ieri, tizio, sei iscritto ieri al canale, lo trovi tranquillamente dalla dashboard. Fallo tu. Posso farlo? Ma non esiste sto comando, non esiste sto comando. Ieri, e no, ma devi andare a vederlo te, io non posso vedere, ovviamente sono in live. Sono leggermente in live. Oh, è quello che ce l'abbiamo fatta tutti, quella rapina, ve l'ho detto io. No, niente, l'abbiamo perso, no. Forse ci abbiamo ancora una chance. Devi vedere, aspidi. Eccolo. Abbiamo ucciso? No, niente, non si riesce, ragazzi. Vabbè. Se è fatto ieri, devono muovere. Sì, è fatto ieri, confermo che è fatto ieri comunque. No, l'account non lo so, man, l'account non lo so. Però. Ok, li abbiamo colpiti. Adesso dovrebbero arrivarne altri due da qua. What's going on? Respond. Non ce l'abbiamo fatta, ve l'ho detto che era difficile da far fuori quello là. Ma non avevo ucciso questo. Ok. Ma come si fa a ingrandire ancora di più lo zoom? No, scusate. Ah, per 10, l'avrei sconfitto. Account fatto il 13 febbraio, 2 giorni fa. Infatti. 2 giorni fa. Ma perché fanno ste cose? Che cavolo. Una da. Poi? Abbiamo fatto zoppicare, poverino. Sì, basta, non l'accetto più. No, banna no, banna non banno nessuno, dai, banna non banno nessuno, però la mod mi sembra giusto. L'espressione di questo emotico mi accenna. Sai perché? Dietro c'è un cuore, non si vede, c'è un cuore. Che però associato ai miei capelli così, quindi in pratica sarebbe un cuoricino, sarebbe un grande cuoricino con il gatto che vi mostra tutto il suo affetto. Questo gatto ha una storia. Comunque l'ho tolto, tizio. Sì, ti è arrivato il messaggio che l'ho tolto. Dovrebbe esserti arrivato. Benissimo, ok. E dicevo che praticamente c'è dietro una storia. Questo gatto. Ciao, Kilgar! Che leggenda! Ragazzi, fermo tutto. Boh, io veramente sospendo il gioco per fare uno shoutout a Kilgar perché se lo merita. No, solo tu puoi vedere. Ok, comunque tolto. Ma no, ma tu puoi vedere mods. Puoi vedere mods. Puoi vedere chi c'è nei mods. Puoi vedere. No, non partirmi Google. No, mi è partito Google. Ragazzi, mi è partito Google. Mannaggia, lo schifo. Perché mi è partito il ban? Perché ti è partito il ban? Grazie mille, come sempre. Figurati, no, beh, ragazzi, Kilgar è simpatico, è della mia zona, quindi in pratica anche lui, ovviamente, mette a pieno volume, torna a Sorrento. La parrucca di Jack, ma quale parrucca? Io non ho parrucche, cioè, non ce li ho neanche i capelli qua. Che parrucca ho che non ho capelli? Cioè, dove sono? Levo mod da, di no, da Discord? È mod su Discord? È mod su Discord? Sì, togli, 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 assolutamente. Non sapevo che fosse mod su Discord. Faccia a faccia. Ma perché i mod di Discord a me vai bene te e Angolo, e credo che siate solo voi due, secondo me. Siete più che sufficienti, siete dei grandi, quindi siete più che sufficienti. Che bello, un buco. Ho provato a uccidere, ma voi non state vedendo niente, state vedendo i miei capelli, scusatemi. Ho detto, ah ok, vabbè, ma sì, è uguale per me. Comunque, ho provato a uccidere The End mentre lo stavano portando in sedia a rotelle. Non ce l'ho fatta, ed è, vedi come correva quello, altro che dormire e morire. No, si è salvato alla grande. Quindi in pratica, The End non è morto, non era The End per The End. So che sembra una barzelletta, ma è veramente così. Già non posso. Oh, faccio io dopo, tranquillo, tizio, tranquillo, non c'è fretta, non c'è fretta. Vabbè, che più altro prima mi hai tolto.
Ma perché sei perché hai creato Star Supremo? Perché hai creato Star Supremo? Se vuoi, non ha la stessa autorità? Fammi sapere se devo rimettere, altrimenti ti rimetto Leone, io ho zero problemi. Solo che ho visto Star Supremo e avrà tutti i permessi amministrativi, credo, Star Supremo. Fammi sapere, tizio, fammi sapere tutto. Fammi sapere tutto. Non è un problema, te lo rimetto nel caso. No, perché l'ho fatto io. Ah, ok, ok, va bene, ti rimetto il Leone, scusami allora. Non era per toglierti nulla, è che pensavo che... Sì, va bene, non c'è problema, tizio. Devi solo darmi nel tempo che finisco la live, tanto fra 10 minuti. Si stacca tutto. Allora, questa qua si è chiusa, ed è un peccato perché stavamo per beccare quel furbacchione di The End, ma non ce l'abbiamo fatta. È un vero peccato, ragazzi, è un vero peccato. Itamor, combina, ma c'è... ho capito, ma meglio non parlare delle persone non presenti, lo cancello solo per giustizia, diciamo, perché non è bello parlare di chi non è presente, non sono fortemente contrario, a meno che non siano ittosi, ma lui non è ittoso, quindi va bene. Ok, mi sta anche simpatico, dite la verità, mi sta pure simpatico, ma lui, quindi non ho proprio nulla. Urca, sta zona, ragazzi, sta zona è un macello, è immensa. Mi sa che conviene che salvo qua, però prima giro di... Perché me l'ha chiesto, mi si è offerto? Stessa ragione per cui io l'ho dato a te. WinXP... Sai che non mi ricordo se si chiama WinXP? Si chiama... Error? Ciao! Ciao, come? Come ciao? Ma ciao, visto? Com'era? Cavolo, non mi ricordo come si chiama il sound, però se... Io ce l'ho il suono di Windows XP. Però non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo come si chiama il suono. Che è quello che fa? Bzz. Deve essere sound regular, penso. Sound regular, fatemi vedere. Bello lumbago. Comunque salviamo nel frattempo, perché altrimenti qua diventa lunga. E poi voglio dare l'assist al buon Clapitar. Salvi il gioco, svele qua. Hai visto la vendetta del ragno nero? Io leggo, dice il coach. Il ragno diventa gigantesco. E che ale, Non c'è gusto guardare i film. Quelli con te non c'è... È vero, lui delude tutti i film. C'è chi il pelo dell'uovo, c'ha ragione, non è un appassionato di film, Zay. Non era che è diventato gigantesco. Jack Leone Massimo, che Maximo? Cos'è? Torno subito, vai tranquillo. Va bene, la faremo la prossima volta senza farci beccare da questo tizio.